Perché la poesia che questi poeti scrivevano in quegli anni era una poesia che rivelava una speranza, un sogno, un'utopia, continuiamo a chiamarla così, di libertà, di fine della guerra, di comunicazione a tutti i livelli, di liberazione a tutti i livelli, liberazione sessuale, liberazione razziale, liberazione economica, liberazione politica. E questi erano i sogni che avevano i ragazzi di allora, li ritrovavano in queste poesie. I poeti sono sempre stati i cantori delle situazioni di emergenza, delle situazioni disperate anche. E adesso c'è una specie di delusione, di disadattamento, e i ragazzi non ci credono più. E io non lo so, io spero che tornino a credere. Non mi stanco mai quando ho modo di comunicare con loro, non mi stanco mai di parlare, di cercare di convincerli a tornare a sognare, perché sono loro quei loro sogni che possono liberare il mondo. Fino a quando loro non sogneranno, fino a quando loro non si impegneranno con questi sogni, di qualunque sogno sia, soltanto loro potranno salvarlo, questo mondo che sta andando a rotoli. E delle loro mani, che i giovani facciano qualche cosa, perché gli adulti vedi che cosa stanno facendo, stanno facendo guerre, si stanno massacrando in tutto il mondo, i prati di tutto il mondo sono coperti di questi ragazzi squarciati dalle bombe sempre più afferrate, da armi sempre più crudeli, e sono loro che dovranno fare in modo che queste guerre finiscano. Noi ci siamo provati, loro soprattutto si sono provati facendosi emarginare per anni dalla società. E io nel mio piccolo, facendomi emarginare nella società italiana, stimolo a pensare a queste cose. E speriamo che i giovani adesso riescano meglio di noi. Io però auguro, vi prego di farlo. Vogliamo insieme che la poesia possa salvare il mondo. Ma questo è stato il sogno dei poeti dalle origini del mondo, cioè da quando scrivevano sulle tavolette degli assiro-babilonesi. I poeti, se no, perché cosa scriverebbero? Io non penso ai poeti che scrivono che le foglie muoiono d'autunno, insomma, penso ai poeti che sperano che gli uomini siano salvati, che sperano nella salvezza dell'anima. What do you think of poets?